La Piaggio nasce nel 1906 da un accordo tra Rinaldo Piaggio e Nicolò Sacconi, l'allora sindaco di Finalmarina. Lo stabilimento, costruito nella zona tra la collina Caprazoppa, il torrente Pora e il golfo Finalese, è composto da hangar e diversi capannoni, attraversati dalla ferrovia e dalla strada statale. La città, nel XIX secolo, aveva affrontato una crisi economica a causa del crollo dell'industria navale, dovuto principalmente alla costruzione della ferrovia. La Piaggio costituiva perciò un'occasione di risollevamento economico, che avrebbe assicurato lavoro a molti finalesi. Inizialmente le funzioni della fabbrica erano limitate alla costruzione e riparazione dei treni. Poi, nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, la Piaggio puntò con decisione sull'attività aeronautica, prima come riparazione e poi costruzione su licenza di idrovolanti ad uso bellico, le cosiddette barche con le ali. La fine della Seconda Guerra Mondiale segnò un periodo di crisi per la Piaggio, a causa del nuovo crollo produttivo, a cui si è trovato rimedio con l'introduzione della Vespa, il famoso scooter simbolo dell'industria italiana. Ma la crisi peggiore è quella che andò dal 1994 al 1998, quando la Piaggio sfiorò il fallimento a causa dei numerosi debiti. Oggi la Piaggio è stata spostata a Villanova d'Albenga, presso la Piaggio Aerospace. Ciò che resta finale è un complesso abbandonato, comunemente definito come la fabbrica che non c'è più. Si sta procedendo all'opera di bonifica dell'aria, in particolare dei suoli, che per anni sono stati sottoposti a sostanze chimiche nocive per l'ambiente. L'obiettivo è la riqualificazione dell'area, con la realizzazione di abitazioni, parcheggi, scuole e un museo all'interno dell'hangar. L'industria Piaggio è stata un'eccezionale fonte di lavoro e sostentamento per oltre un secolo. Moltissime generazioni di finalesi hanno lavorato in Piaggio fino al 31 dicembre 2015. Molti sono i malinconici che ricorderanno sempre la Piaggio come simbolo dell'eccellenza tecnologica ligure. Per me, come per tanti, è stato mortificante vedere una ditta ridotta, cioè ci passa una vita dentro in quattro mura come la Piaggio, però diciamo che la Piaggio ha sfamato centinaia di famiglie. Adesso vedere com'è ridotta adesso è veramente mortificante. Io mi auguro solamente che venga fatto qualche cosa, che venga lasciato un ricordo della Piaggio, perché è giusto che sia così. Adesso proprio vengono le lacrime agli occhi, cioè hanno demolito tutto, hanno levato tutto, tutti gli impianti che erano fuori ci hanno lavorato delle dita, hanno portato via tutto, non c'è più niente. Però io posso dire, come tutti noi, possiamo dire che siamo stati orgogliosi della Piaggio di Finale. Un velivolo tipo la pattuglia acrobatica o tipo il mangusta sono velivoli prestigiosi, e quindi il sapere che noi ci avevamo messo le mani, ma era motivo d'orgoglio. Nessuna paga alta ci avrebbe dato soddisfazione, sarebbe stata sempre una rincorsa, è il lavoro in se stesso che dava soddisfazione. La Piaggio, quando suonava la sirena, era come carosello, quando suonava la sirena a casa. Erano 4-5 aziende in tutto il mondo a produrre sia motori che velivoli. Per quanto riguarda finale, io quando passo lì davanti dico una frase in dialetto, me vegno magù. Lavorare in aeronautica c'è una precisione che in tante altre fabbriche, in altre lavorazioni non esiste. Catene di montaggio noi non sapevamo proprio cos'era. Il rapporto con i capi, con gli ingegneri, tra anche operai era un rapporto familiare, era veramente un bel rapporto. Penso che la Piaggio era un piccolo anello della comunità finalese, però era un anello che teneva una catena, si è spezzata. La gru ormai non c'è più, che è stata levata, però l'hangar, il cosiddetto cappello del carabiniere, farci veramente un bel museo sarebbe la cosa ideale e penso che avrebbe piacere a tutti i finalesi. Io penso che al finale c'erano su 1200 dipendenti 480 finalesi. Poi però c'erano tutti quelli del comprensorio finalese. Io credo che la Piaggio finale sia un danno che non ci sia più. Lo stabilimento di adesso non può stare così com'è, perché è una zona di degrado. Io credo che vedo un degrado, io quando ci passo lo vedo dal mare, ci passo a destra, ci passo a sinistra, vedo che i tetti vengono giù, una parte è bruciata. Ecco, deve finire questa storia.
La Piaggio è sempre stata parte integrante della città. In Piaggio mi è sembrato di lavorare in una grande famiglia, proprio perché la stragrande maggioranza delle persone, quando uscivo poi nel paese, le rincontravo al sabato, alla domenica, quindi era un rapporto che si prolungava poi lungo tutto il periodo della vita. Noi vogliamo ad esempio salvare tutto l'hangar. L'hangar è un capolavoro. Da quando non è più a Finale, non è più la Piaggio.